Grande cane in una piccola scatola. Così lo chiamano i giapponesi, che l'hanno proclamato tesoro nazionale insieme al cugino Akita. E lui indubbiamente si sente un grande. Lo dice lo sguardo fiero, l'incedere quasi prepotente. Lo dicono quegli occhi a mandorla che ti guardano con un'aria a metà tra la sfida e la presa in giro. Lo Shiba si potrebbe riassumere in tre parole: coraggio, simpatia e coccole. Grazie. Possibilmente in quantità industriale. Questo piccoletto è sempre stato un guerriero. Oltre che per la caccia al daino e a diversi tipi di volatili, anticamente era impiegato addirittura nella caccia all'orso. Però già da allora era anche uno splendido cane da compagnia, perché lui è capace di tanta dolcezza ed emana tanta simpatia che a volte ci si dimentica di avere in casa un intrepido cacciatore e sembra di possedere soltanto un morbido tenerone. Attenzione! Sembra! Nonostante lo Shiba sia probabilmente il più antico tra i cani giapponesi, è quasi certo che la sua origine sia cinese. Lo standard dello Shiba richiede l'aspetto generale di un cane di piccola taglia, ben bilanciato, con buona ossatura e muscoli ben sviluppati. La sua azione è rapida, libera ed elegante. Che significa mettersi in casa un mini samurai? Innanzitutto significa avere un cane, non un giocattolino di peluche. Guai a trattare uno Shiba come tale, si offenderebbe a morte. Il suo passato di impavido cacciatore, disposto ad affrontare animali molto più grandi di lui, fa sì che il coraggio sia un punto di forza dello Shiba. Ciò nonostante, lui non è il tipo che si butta a testa bassa contro il pericolo. È piccolo, non pazzo. Così, come un tempo valutava l'orso che avrebbe dovuto attaccare, oggi mantiene una sana diffidenza verso chi non conosce. Prima di essere accettati da lui, bisogna passare un vero e proprio esame di ammissione. In questi casi l'unico rischio sarà quello di innamorarsi perdutamente di questa razza. Ma non è certo una cattiva idea, visto che questo cane è un compagno davvero speciale, anche per i bambini, verso i quali è estremamente affidabile e con cui si diverte a giocare. La vita di un padrone di Shiba è sempre divertente, perché questo è un cane che unisce uno spiccato senso dell'umorismo alla capacità di fondersi perfettamente con la famiglia. Gli piace unirsi alle nostre passeggiate e ha il grande pregio di non tirare mai al guinzaglio. Anche se tira, viste le dimensioni, non va da nessuna parte. Neanche se a reggere il guinzaglio è un bambino di 5 anni. Gli piace ascoltare le nostre conversazioni, ma adora anche fare shopping e vita di società. In casa lo Shiba è un compagno altrettanto piacevole. È molto difficile che abbai e quasi impossibile che sporchi, perché è un cane pulitissimo. Già da cucciolo tende istintivamente a sporcare lontano da casa. E se tutti conoscessero questa sua particolarità, forse lo Shiba sarebbe già diventato un cane di moda. Chi ama questa razza spesso sceglie di tenere più di un cane. E se escludiamo le normali intemperanze dei cuccioli, che purtroppo o per fortuna durano solo pochi mesi, non c'è molta differenza tra un solo Shiba e un piccolo branco. Dal punto di vista del carattere, ricordiamo che questo è un prode cacciatore, sempre alla ricerca di tracce e odori interessanti. Chissà, anche queste orme sulla spiaggia potrebbero portarlo a un'ambita preda. Quando lo Shiba è in versione segugio, potrebbe dimenticarsi di tutto, padrone compreso. Quindi è importante insegnargli subito l'obbedienza al richiamo. Da buon samurai è piuttosto caparbio, diciamo pure testone. Sicuramente è un cane che va sempre dritto allo scopo, o quasi. Se non instaura con lui una buona leadership fin dalla più tenera età, ci prenderà semplicemente e costantemente per il naso. Per ottenere uno Shiba docile ed obbediente, bisogna evitare sia l'eccessivo permissivismo, perché ci metterebbe le zampe in testa, sia l'eccessivo rigore, perché si offenderebbe a morte e diventerebbe ancora più caparbio. Ora sapete quasi tutto sul samurai bonsai e forse state già pensando di prenderne uno. Non preoccupatevi, è l'effetto che fa a tutti quelli che lo conoscono, perché saranno gli occhi a mandorla, sarà il coraggio, sarà la simpatia. Ma lo Shiba è un cane che colpisce dritto al cuore. E chi lo incontra di solito non lo lascia più.